pomeriggio di fuoco. Due incendi sono divampati ieri alle pendici di Monte Erice, nel rogo nei pressi della funivia. Sono stati trovati 5 bengala. Salve a tutti e benvenuti nel nostro primo spazio informativo di oggi, che dedichiamo alla cronaca. L'intervento delle squadre di spegnimento ha scongiurato il peggio. Un rogo è divampato nei pressi della funivia, dove è intervenuta la protezione civile coordinata dal responsabile comunale Peppe Tilotta e la forestale. Il rogo è stato domato nel giro di qualche ora, scongiurando così la risalita delle fiamme verso il bosco di Martogna e il versante nord del monte. E spente le fiamme sono state trovati ben 5 bengala, uno dei quali, dopo essere stato sparato, è finito nella palma di un'abitazione, bruciandola. La pianta è subito diventata una torcia. L'intervento delle squadre di spegnimento ha evitato il propagarsi delle fiamme. Un altro razzo è invece finito in un terreno che ha subito preso fuoco. A quanto pare un altro bengala, razzi che una volta sparati producono una forte luce e calore come quelli usati per il soccorso in mare, sarebbe stato trovato nel tetto di una casa. Ne sono stati trovati ben 5, creando il panico nella zona della funivia, dove ci sono diverse case. Ed uno di questi razzi ha sfiorato una signora che si trovava in via Principe di Lampedusa. Davvero per pochi metri la donna non è stata colpita da uno di questi razzi luminosi. Insomma, poteva finire davvero molto peggio. Un altro incendio, sempre ieri pomeriggio, è divampato a Fico, nel territorio di Valderice, lungo il versante est della montagna di Erice. Il rogo ha subito preso consistenza con una colonna di fumo nero che per ore si è alzato verso il cielo. Sono andati a fuoco terreni ed alberi di ulivo. Sul posto sono intervenuti 2 squadre dei vigili del fuoco, una della forestale e 3 mezzi della protezione civile. Il rogo è stato domato in serata. Questa era la notizia del giorno, vi aspetto dopo la pubblicità con i nostri TG. Eppur si muove il piano di promozione territoriale per l'aeroporto di Birgi, propedeutico per l'emanazione del nuovo bando per i voli, approda in 5ª commissione all'ARS. Canile da aprire, il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha effettuato un sopralluogo nella struttura di Contrada Cudia con i rappresentanti delle associazioni animaliste. I pannelli nei lidi, iniziativa degli studenti del Rosina Salvo nella spiaggia di San Giuliano all'insegna del rispetto dell'ambiente marino, il servizio nella prossima edizione. Da Arezzo a Trapani in bicicletta, Claudio Di Miceli racconta ai nostri microfoni l'insolita avventura in sella alle 2 ruote. Per il TG Sport, Polenta fa il punto della situazione, il direttore sportivo del Trapani Calcio parla delle cessioni e della nuova squadra. Intanto Marras lascia la maglia granata e va al Pescara. La 18 divide per la rubrica On the Road. Questa mattina siamo andati a sentire cosa ne pensa la gente della vicenda dei 67 migranti arrivati giovedì a Trapani a bordo della nave della Guardia Costiera. Le interviste andranno in onda alle 14:20 nel nostro approfondimento. Ben ritrovati, in primo piano il futuro del Vincenzo Florio di Birgi. Finalmente mercoledì approderà in 5ª commissione all'ARS il piano di promozione territoriale approntato da Airges. Eppur si muove. La citazione di Galileana a memoria calza a pennello per commentare la nota fatta pervenire dall'onorevole Locurto. Nel corso dell'incontro dei giorni scorsi nella sede di Sicindustria a Trapani, l'onorevole Marsalese si era impegnata a far sì che al più presto il piano di promozione territoriale, propedeutico all'emanazione del bando per le nuove rotte su Birgi, approdasse in commissione e quindi, dopo la votazione, avviare celermente tutte le procedure. Ricordiamo che il piano da più di un mese giace sul tavolo della dirigente dell'assessorato al turismo. All'audizione fissata per mercoledì 18 alle 15 parteciperanno anche i sindaci del territorio, Sicindustria e le parti sociali.
Nella sua nota, l'onorevole Locurto aggiunge che continuerà anche a seguire l'iter che porterà alla fusione tra le due società che gestiscono gli aeroporti di Trapani e Palermo, affinché si possa avere una programmazione strategica che possa avere un peso maggiore nelle trattative con i vettori. Ma per raggiungere questo obiettivo bisognerà aspettare l'esito del prossimo CDA che tratterà la ricapitalizzazione di Airgest. Poiché, come dichiarato ai nostri microfoni dal presidente di GESAP, l'intervento è possibile solo se Airgest ripiana i suoi debiti. Lei ha ribadito la disponibilità da parte dell'aeroporto di Palermo, la società che lo gestisce, di poter dialogare con Trapani, ma soprattutto con un'Airgest ripulita dai debiti, cosa del resto pienamente legittima. Ma questa è la precondizione per ragionare su ipotesi di collaborazione fra due aeroporti che stanno a 50 km. Io credo, e questo ho detto al presidente Musumeci, che dovrà sentirsi e fare un incontro con i soci che rappresentano la società GESAP e la società che gestisce l'aeroporto di Trapani, per capire se ci sono le condizioni che per il nostro impegno diventano precondizioni per ragionare. Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha effettuato un sopralluogo al canile di Contrada QD assieme alle associazioni animaliste. Obiettivo: arrivare presto all'apertura della struttura. Il canile intercomunale è stato realizzato in un terreno confiscato alla mafia con un finanziamento di 4 milioni di euro. La struttura sorge sulla strada che collega Paceco a Castelvetrano in un'area di 72.000 metri quadrati. Sono previste diverse aree e servizi, tra cui l'ambulatorio veterinario, il cimitero e 55 box per il ricovero in grado di ospitare quasi 200 cani. Nei mesi scorsi l'amministrazione comunale di Trapani aveva fatto un avviso per affidare la struttura, ma non sono arrivate proposte. Il canile è così rimasto chiuso in attesa di entrare in funzione. Il neosindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, punta adesso ad aprire il canile affidandolo alle associazioni animaliste, con cui ha fatto un sopralluogo per decidere il da farsi. La precedente amministrazione aveva l'idea di andare a un appalto esterno. Io sono di un'idea diversa, che è quella di coinvolgere le associazioni animaliste, cioè le persone che hanno più sensibilità e volontari delle associazioni animaliste. E stiamo lavorando con le associazioni per capire se però loro sono nelle condizioni di darmi una mano per fare questo servizio importante per la città e per il comprensorio. Poi ci stanno delle problematiche e delle criticità di ordine tecnico che però con un po' di determinazione spalle larghe supereremo. Il problema è mancato collegamento idrico, sostituiamo con le autobotti. Il problema che non c'è il metano, eccetera, vabbè, faremo un avviso pubblico. Chi si piglia il servizio mi deve fare a sue spese l'impianto. Qualche piccolo accorgimento strutturale per rendere più funzionale anche il canile. Soprattutto oggi la necessità è che le associazioni animaliste mi dicano siamo nelle condizioni di farcela. Se mi dicono questo noi potremmo già partire a settembre. E finora hanno detto di no perché non c'era la sostenibilità economica. Pensa che qualcosa potrebbe cambiare? C'è una nuova inversione di tendenza riguardo? Io faccio un ragionamento con le associazioni animaliste che sono fatte da volontari. Non gli posso dire venditi la casa. E con la logica del volontariato, come dire, vieni a finanziarmi quello che deve fare il pubblico. Io li garantirò, il comune li garantirà di ogni e qualsivoglia spese più rimborso per, come dice la legge, che debbono avere i volontari. Dunque sarà il comune a farsi carico anche di alcune anomalie e di alcune contraddizioni insistenti nella visione di gestione della struttura. Soprattutto però mi serve che da parte loro, da parte dei volontari, ci siano qualificazioni e una continuità d'azione di intervento. Io non posso aprire il canile oggi e dopo una settimana richiuderlo. Credo però che con un buon senso, una disponibilità da parte volontaria l'operazione si possa fare. A Paceco sono stati predisposti degli interventi di pulizia straordinaria del territorio comunale. Lunedì sarà il turno della piazza di Nubia e delle vie principali della frazione. Prossimo servizio presentati alla Regione dall'amministrazione comunale di Trapani, 4 progetti riguardanti l'edilizia scolastica. Con una lettera aperta era stata chiesta al presidente della regione Musumeci una proroga relativa alla scadenza dell'avviso pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, fissata inizialmente per il 20 giugno 2018 e posticipata al 2 luglio.
Sotto il coordinamento dell'assessore comunale Andrea Napatti, gli uffici del sesto settore del Comune di Trapani hanno presentato al Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale 4 progetti per le scuole del territorio. Il primo riguarda i lavori di miglioramento sismico del plesso dell'Alivio Bassi in Piazzetta Sales per un investimento di 2.240.000 euro. Sempre in materia di adeguamento sismico, gli altri progetti riguardano la scuola di Salina Grande, il plesso Corallo Vecchio e la scuola elementare e materna di Xitta, rispettivamente per un importo di 240.000 euro, 180.000 euro, 86.000 euro. Tra gli interventi previsti ci sono anche quelli di manutenzione straordinaria, la rimozione di barriere architettoniche, opere per l'adeguamento antincendio. I 4 progetti, hanno fatto sapere dagli uffici di Palazzo Dalì, sono da considerarsi i primi di un piano di intervento riferito alle scuole trapanesi che necessitano di diverse azioni di manutenzione straordinaria. Essere inseriti nella programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 consentirà all'amministrazione di poter accedere a finanziamenti programmati sia a livello nazionale che comunitario. Sempre con riferimento all'impegno di inserire gli interventi progettuali del Comune di Trapani nell'ambito di una programmazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, è stato rispettato il patto per la legalità sottoscritto con la Prefettura e che ha portato alla presentazione di un progetto di rafforzamento della videosorveglianza in diversi punti nevralgici della città. E sui progetti di edilizia scolastica presentati alla Regione si registra la presa di posizione della neoconsigliera comunale Grazia Spada, che ha espresso il suo plauso nei confronti dell'amministrazione Tranchida, auspicando il reperimento di risorse nazionali o comunitarie propedeutiche alla creazione di strutture ricettive intrascolastiche per gli alunni, quali mense e palestre. Per Grazia Spada, la città è all'inizio di una nuova stagione, parlando dell'avvio di un corso amministrativo che permetterà di valorizzare Trapani. A Marsala si è costituita la Camera Civile Piero Calamandrei, presieduta dall'avvocato Nino Alabiso. Obiettivo, ha spiegato, è quello di migliorare nell'interesse dei cittadini il funzionamento della giustizia civile nel nostro Tribunale, nonché ogni iniziativa utile all'agevolazione del quotidiano lavoro degli avvocati e alla valorizzazione del loro ruolo. La Camera Civile aderisce all'Unione Nazionale delle Camere Civili, che è la maggiore associazione forense italiana. E si conclude qui questa edizione, ci ritroviamo subito dopo la pubblicità con altre notizie. I pannelli nei lidi, iniziativa degli studenti del Rosina Salvo nella spiaggia di San Giuliano all'insegna del rispetto dell'ambiente marino. Da Arezzo a Trapani in bicicletta, Claudio Di Miceli racconta ai nostri microfoni l'insolita avventura in sella alle due ruote. Per il TG Sport, Polenta fa il punto della situazione. Il direttore sportivo del Trapani Calcio parla delle cessioni e della nuova squadra. Intanto Marras lascia la maglia granata e va al Pescara. Ben ritrovati, un'iniziativa nell'ambito della cura dell'ambiente marino si è svolta a San Giuliano con la consegna da parte degli alunni dell'Istituto Rosina Salvo di pannelli che saranno esposti nei lidi balneari. Alla consegna erano presenti i sindaci di Trapani ed Erice. Ed è stato un piacere per il nostro istituto appunto consegnare alla presenza dei sindaci di Erice e di Trapani questi pannelli al titolare del Lido San Giuliano, perché questi prendono. Vogliamo ricordarlo che sono in tutti i lidi, quindi lungo tutte le spiagge di Trapani ed Erice. Certo, diciamo che simbolicamente sono stati consegnati lì, però poi saranno i sindaci che faranno in modo che questi pannelli vengano consegnati a tutti gli stabilimenti balneari appunto di Trapani e di Erice. Per quale motivo abbiamo pensato di realizzare questi pannelli? Abbiamo pensato nell'ambito di un progetto europeo, Erasmus Plus, è un progetto di educazione
educazione ambientale, e in pratica in questi pannelli i ragazzi hanno fatto sì che venissero sintetizzate delle regole brevi per quanto riguarda la salvaguardia del mare e delle coste, e anche un pannello specifico dove si parla del periodo di degradazione, diciamo, di ogni rifiuto. Professoressa, in ambito questo di un progetto che lei ha seguito, un progetto europeo? Un progetto europeo, un Erasmus Plus Key Action 2. Un partenariato strategico fra scuole europee, in particolare la Svezia con Stoccolma, il Belgio con Bruxelles, il Regno Unito con Brighton, e la Spagna con Barcellona, e poi due scuole italiane rispettivamente, quindi il nostro istituto di Trapani e un istituto di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze. E stiamo lavorando appunto su una tematica comune che è quella dello sviluppo sostenibile, del rispetto del pianeta all'interno di un quadro di economia positiva che la scuola, l'istituto coordinatore del progetto, cioè dire l'Institution Saint-Joseph di Le Havre, sta portando avanti insieme a noi grazie ad un evento che annualmente è un evento di risonanza mondiale che annualmente si svolge nella città di Le Havre, che è il Forum dell'Economia Positiva, a cui i nostri studenti hanno la possibilità di partecipare misurandosi con una realtà sempre più attuale, che è quella proprio della difesa di questo pianeta, che a detta degli scienziati di qui a 30 anni potrebbe veramente arrivare ad un punto di non ritorno. Cerimonia di premiazione ieri a Marsala da parte del Rotary Club Marsala Lilibeo Isole Egadi, presieduto dalla professoressa Francesca Gerardi, della scienziata Anna Grassellino, insignita del premio Polaris. Il prestigioso riconoscimento è intitolato all'avvocato statunitense che ha costituito il Rotary Club di Chicago. Marsalese, laureata in ingegneria elettronica all'Università di Pisa, Anna Grassellino ha conseguito il dottorato in fisica all'Università della Pennsylvania. Tra i riconoscimenti ricevuti anche quello conferito dall'ex presidente degli Stati Uniti Obama per la sua attività di guida di un team di ricercatori al Fermilab di Chicago. A Valderice la cantina 820 ha presentato ieri sera il Level 820, uno spumante prodotto con metodo classico con un affinamento in botte di 70 mesi. Il Level verrà prodotto in sole 4.000 bottiglie per ogni vendemmia. Level 820 è una delle eccellenze della cantina 820. Il suo nome indica Level, che è una parola palindroma, è proprio il livello del prodotto, che è un livello alto, e 820 proprio per rimarcare il fatto che la cantina 820 nel suo livello più alto c'ha proprio 8 e 20. Fra le altre cose rievoca anche un po' l'altezza, perché il Level 820 è l'unico metodo classico al mondo fatto a ricevetta, con una di ricevetta. E quindi comunque c'è anche un problema di altezza, con dei tempi anche particolari, no? In cantina. Questo è un prodotto importante perché l'uva, dopo che viene lavorata, fa un passaggio in botti di rovere francesi nuove, dopodiché rimane per 70 mesi sui lieviti a riposare, quindi un periodo lunghissimo. Abbiamo voluto abbinare un prodotto così importante con delle fotografie di Ania Sadlowska, che è una fotografa che ha fatto una mostra che si chiama Tensioni di nudi artistici, perché nel nostro quotidiano comunque la nudità ci rappresenta. Questa è la seconda presentazione di Tensioni. Sono i nudi artistici, tutti in bianco e nero, sono 20 fotografie. La cornice invece in cui la presenti oggi, in questa cantina, è un luogo meraviglioso, e poi soprattutto si sposano tre arti, che è quella di fare il vino, la musica e l'immagine. Esatto, come titolo di questo evento, sensualità, in ricerca di sensualità. Tutte e tre cose sono piene di sensualità. E poi abbiamo proposto un abbinamento con il nostro Level, che è un abbinamento inconsueto per delle bollicine così eleganti, però sono prodotti della nostra tradizione, prevalentemente vegetali, proprio a rimarcare il fatto che per bere un buon prodotto di eccellenza non c'è bisogno per forza delle ostriche, deve essere qualcosa che entra nel nostro quotidiano e dobbiamo imparare a trattarci bene.
La musica invece è affidata? La musica è di un cantautore che ha vinto l'edizione Musicultura 2017, lui è catanese ma per lavoro vive a Trapani. E l'ho conosciuto quasi per caso ed è nata questa idea, perché lui canterà dal suo album Meglio morir d'amore, quindi Meglio morir d'amore, tensioni, level, è tutto un connubio perfetto. Solo alcune però mi donè. Ieri sera a Bonaggia si è tenuta la processione del Santissimo Crocifisso, l'icona religiosa è uscita dalla Cappella della Tonnara accompagnata da una fiaccolata. Come da tradizione, il corteo ha fatto tappa nella piccola cappella di Contrada Crocifissello per poi dirigersi verso la chiesa di Sant'Alberto, dove il Santissimo Crocifisso resterà fino a domani sera per poi far rientro alla Tonnara. Alle 20 di domani, infatti, partirà una seconda processione che si snoderà per le vie del centro abitato della località Valdericina, accompagnata dai fedeli con il gran finale dei giochi d'artificio in programma verso le 22 dal porticciolo di Bonaggia. Da Arezzo a Trapani in bicicletta, oggi conosciamo meglio il protagonista di questa avventura, Claudio Di Miceli, che ha deciso di tornare nella sua città d'origine in maniera insolita. E dopo tanti anni che vivo ad Arezzo, quasi 20, io sono trapanese di adozione, quindi comunque le mie origini sono queste. E per motivi di lavoro ho ricevuto una proposta importante di lavoro e allora abbiamo deciso di tornare a Trapani in maniera un po' così, diversa dal solito. E allora abbiamo preso la bicicletta insieme agli amici della FIAB di Arezzo e di Trapani, che mi hanno dato una mano a studiare il percorso, tutta la strada in sicurezza. Il 21 di giugno siamo partiti, 8 giorni di pedalata, io insieme alla mia bicicletta, da solo in autosufficienza, abbiamo attraversato un bel pezzo d'Italia, insomma. Il caldo si è fatto sentire, le strade, quelle trafficate, diciamo, sono state un po' impegnative, le salite, le discese, però sì, tutto sommato ho pedalato bene, avevo tutta la giornata a disposizione per farlo, quindi non ho mai sofferto più di tanto, insomma, le gambe c'erano, la testa c'era, quindi va bene, insomma. Ringrazio l'accoglienza che mi ha ricevuto Renato Alongi, la FIAB di Trapani, e l'amministrazione comunale hanno fatto qualcosa che non mi sarei mai aspettato, sinceramente, perché ripeto, tutto era partito da niente, da me stesso e basta. Quindi arrivare a Trapani, a Torre di Ligny, andare a finire da dove comincia l'Italia, insomma, è stata una bella sensazione, insomma, mi ha fatto molto piacere, insomma. Si terranno lunedì e martedì prossimi le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine del Collegio dei Geometri della provincia di Trapani, 2 le liste in gara. E oggi si è svolto il primo appuntamento con le albe arabe al granaio islamico di Custonaci. Un gruppo, questa mattina accompagnato per l'occasione dall'assessore al turismo Fabrizio Fonte, si è dato appuntamento al castello di Baida per raggiungere l'antico Agadir di Pizzo Monaco, da dove si può godere di un suggestivo panorama sul golfo di Castellammare del Golfo. Lo stiamo vedendo. Il prossimo appuntamento è previsto per il 28 luglio. E c'è l'ultimo weekend a Cornino per Sfincia Fest. Questa sera si svolgerà la Notte Bianca. Come al solito sarà possibile degustare le buonissime spince. Gli stand saranno aperti dalle 18. Domani sera gran finale con la musica, alle 21.30 un tributo a Morandi e dopo verso mezzanotte circa spettacolo piro musicale. E domani sera alle 21.15 al Baglio di Stefano in scena Gibella del Martirio con Emilio Isgro e Francesca Benedetti. Musiche di Francesco Pennisi eseguite dall'ensemble di musica contemporanea del Conservatorio di Palermo. L'iniziativa è inserita nell'ambito del cartellone delle Orestiadi. Adesso diamo uno sguardo alle previsioni del tempo.
Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà sereno, con temperature comprese tra i 22 e i 36 gradi ed i venti provenienti da sud-ovest che soffieranno ad una velocità di circa 14 km orari. Il mare sarà poco mosso. In serata i venti soffieranno sempre da sud-ovest. Per domani mattina il cielo sarà poco nuvoloso, con venti moderati di libeccio. Le temperature minime saranno attorno ai 22 gradi, sui 32 le massime. Il mare sarà poco mosso. I venti gireranno a nord-ovest. Ultimi preparativi al campo bianco di Erice Casasanta, dove è in corso l'allestimento degli stand che ospiteranno la manifestazione Birra Days, che prenderà il via questa sera tra degustazioni e buona musica. Domani sera concerto di Nick Luciani, storica voce dei Cugini di Campagna. Fino al 24 luglio tanti appuntamenti ogni sera. Gli stand ospiteranno prodotti dell'artigianato e della gastronomia locali. La manifestazione è organizzata dall'Officina Enogastronomica Siciliana. Per quanto riguarda gli appuntamenti di Telesud, alle 19.40, alle 22.40 e a mezzanotte vi ricordo l'appuntamento con il nostro magazine, e poi alle 20.30 e domani in replica a mezzogiorno e 30 per Mondo Donna sarà ospite di Angela Cangemi il dottor Ranieri Candura, responsabile del servizio screening dell'ASP di Trapani. A tra poco con il TG Sport. Iniziamo con il Trapani Calcio. Nella giornata di ieri ancora un'operazione in uscita, Marras passa a titolo definitivo al Pescara. Tra 15 giorni la prima gara ufficiale, il direttore Polenta ha fatto il punto della situazione in casa granata. Sono tutti i giocatori in uscita, pensavo che da qui a qualche giorno ci potesse essere qualche giocatore in ingresso anche. No, quello ci sarà sicuramente, però in questo momento non è il momento, perché dal momento che ancora non c'è la guida tecnica. Diciamo che la guida tecnica c'è, che è Calori, no? Sì. Però stiamo cercando di sistemare questa situazione, di risolvere questo contratto, se si riesce bene, altrimenti inizierà lui la stagione, perché ha questo contratto importante che bisogna in qualche maniera onorare, insomma, o risolvere. Al momento non c'è, mi sembra, quasi nulla, però insomma chiaramente con i giocatori con i contratti più alti quest'anno cercheremo di mobilizzarli, perché il quadro è stato definito nella conferenza stampa e avete sentito, sì, diciamo, che quali sono le intenzioni. Ma il giocatore in entrata ovviamente si andrà su dei giovani, un po' come tutta la Serie C quest'anno, e come sempre, diciamo, la Serie C l'anno scorso noi abbiamo fatto un altro percorso, sì, diverso, perché c'erano indicazioni diverse, c'erano ambizioni diverse. Quest'anno ci riallineiamo, diciamo, alla media delle società di Serie C che lavorano con i giovani, possibilmente da società di Serie A e B, quindi diciamo così, che ci permettono poi di accedere al minutaggio. Se giocano, insomma, possono portare qualcosa, e poi vedremo di completare la squadra con dei giocatori per assemblare una squadra per una salvezza. Il ritiro dovrebbe essere su Trapani, anche perché siamo leggermente in ritardo, il 29 ci sarà già la prima partita di Coppa Italia, quindi o Trapani o stiamo anche vagliando qualche località non lontanissima, sì, però fondamentalmente io credo sarà sul Trapani, però è una questione di un paio di giorni, lo sapremo. Senta, per quanto riguarda la sua posizione? La mia posizione è, in questo momento io ho ricevuto una proposta dall'amministratrice, e quindi martedì sera sarò a Trapani, mercoledì ne parlo, penso che spero e penso che non ci saranno problemi. E anche oggi parliamo delle novità in casa della Pallacanestro Trapani e ascoltiamo coach Daniele Parente. Che tipo di squadra state cercando di costruire? Che caratteristiche deve avere la sua carta d'identità generale? Ma è una squadra con la carta d'identità molto giovane, ma non dobbiamo pensare che facciamo giocare i giovani perché c'è una
legge, una regola che ce lo impone, ma secondo me sono giocatori di livello assoluto, già pronti per questa categoria, quindi la squadra avrà caratteristiche in difesa sicuramente molto aggressiva, giocatori di taglia, in modo che in difesa possiamo essere agevolati cambiando. Cameron può difendere benissimo i quattro, e manca solo diciamo, per concludere il roster, manca solo il giocatore nella posizione di 1-2, ma stiamo valutando e aspettando. La 18 divide. Ben ritrovati nello spazio dedicato all'approfondimento. Oggi siamo andati a sentire cosa ne pensa la gente dell'odissea dei 67 migranti a bordo del pattugliatore della Guardia Costiera Italiana che per ben 8 ore hanno atteso a bordo della nave prima di ottenere il permesso di sbarco, arrivato solo dopo l'intervento del presidente Mattarella. Vediamo. La nave 18 è arrivata a Trapani l'altro giorno ed è rimasta per ben 8 ore ormeggiata al porto di Trapani senza che i passeggeri potessero scendere a terra. Voi cosa ne pensate? Allora, io penso che qui l'Italia c'è la porta aperta per tutti, come mai che non si fermano? Allora, il ministro Salvini, il ministro dell'Interno, dice che non possono venire più qui e la lasciano entrare in Italia. Allora, voglio sapere una parola che è dita e detta, sapete tenere la parola. Un uomo, ma come qui ho visto in Italia tutto è permesso, c'è legge ma non è rispettata da nessuno. Qui ho visto siciliani non hanno né casa, dormono fuori, e quelli dell'estero hanno hotel e stanno a mangiare, e 30 euro al mese, ho sentito dire, telefono, scarpe, e qui siciliani sono senza scarpe. Allora, ci vuole un pochettino di civiltà, eh? Che sono rimasti 8 ore senza poter sbarcare è male, che li abbiamo accolti finché si comportano bene, che ben vengano. Trapani accoglie a tutti. Nave 18 della Guardia Costiera Italiana è approdata l'altro giorno a Trapani, eppure per ben 8 ore è stato impedito lo sbarco per un braccio di ferro tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture, e a bordo c'erano 67 persone, tra cui molti bambini. Lei cosa ne pensa? Io penso, mi dispiace per i bambini, mi dispiace, ma qui ci sono gli altri bambini, quelli che ci appartengono, gli italiani, che hanno bisogno di sostentamento da parte dello Stato e che non ce l'hanno, in quanto, lo sappiamo tutti, la crisi che c'è. Ora ci si aggiunge pure da parte delle lobby internazionali che hanno un disegno ben dettagliato di farli venire tutti in Italia, ma non ce la facciamo perché noi abbiamo i nostri grandi problemi e non possiamo chiaramente fare fronte a questa affluenza di gente che non, ma non per essere come si dice, razzisti e cose varie, no, perché razzisti oggi il razzismo, diciamo che non si avverte più, c'è solo bisogno di campare, di vivere, di avere, e lo Stato italiano se ne sbatte perché è comandato da lobby, da forze esterne che fanno sì, con un bel disegno che c'hanno indubbiamente, di buttare l'Italia, scusate l'espressione, nella merda. Cosa ne pensa lei della linea dura che sta prendendo Salvini? Io penso che è stata una cosa giudiziosa portare in salvo queste persone, che sono esseri umani e hanno bisogno di aiuto.
Certo, Trapani non è in condizione di mantenere queste persone, sicuramente saranno portate nel loro paese o qualche altra parte, però che approdato a Trapani abbiamo dato la disponibilità di salvare questa gente, abbiamo fatto una cosa giudiziosa. Ma io personalmente, è una mia opinione, penso che bisogna accogliere tutti nella vita, siamo tutti uomini del mondo. Quindi lei pensa che Trapani è una città accogliente, comunque che non chiude i porti? Sicuramente sì. Non condivido la linea di Salvini, devo dirlo, perché io ho una cultura e un approccio a queste cose. Io vengo da Brescia, quindi, però ho una cultura e un approccio molto diverso da quello del Ministro degli Interni. Quindi lei è per l'accoglienza comunque, per non chiudere i porti? Per l'accoglienza, per non chiudere i porti, ma anche con metodi nuovi. Secondo me Minniti aveva cominciato una strada giusta e andava perseguita. Cioè che è un problema non solo dell'Italia, ma è un problema comune. E quindi noi andiamo dicendo in giro che siamo una grande famiglia nell'Europa, però mi sa tanto che quando il problema è di una nazione, nella fattispecie dell'Italia, rimane un problema nostro, non è più della famiglia. Quindi questo braccio di ferro nasce proprio da lì e quindi poi alla fine le conseguenze vengono ricadono, diciamo, su questi poveri immigranti.